Tana del Frerito. Oh oh oh. Ciao Praterigno. Abbiamo l'ospite, spostiamo la chat. Diamo il benvenuto, ragazzi, moderatori, occhio. Diamo il benvenuto a Christian. Ciao. Ciao. Buonasera. Ciao Christian. Ciao Christian. Non so come mi si vede, perché almeno nelle impostazioni io vedo la mia immagine deforme. Non so, sì, che... È un po' strecciato. Non so perché ho usato quelle che uso per OBS, però non ho idea del perché me la... Te l'abbia un po' strecciata. Okay. Ho dovuto connettermi da PC perché da telefono non mi prendeva le autorizzazioni né per cam né per microfono. Okay. Comunque mi sentite? Almeno tutto quello. Ci sentiamo, ti vediamo. Buono. Sentiamo chiarissimo. Allora, innanzitutto benvenuto nel mio mondo. Guarda che tutti, grazie dell'invito. Vincenti. Grazie a te per essere venuto. Ascolta Cristian, innanzitutto se ti vuoi presentare, dire al pubblico, a tutti anche loro che probabilmente non ti conoscono, anche alla chat, dire chi sei, che cosa fai nella vita e insomma dire quello che vuoi. Allora, vabbè, mi chiamo Cristian, mi chiamano Ombra, negli anni ho vissuto all'estero, per anni ho sfilato e lavorato con diversi brand, sia di moda che comunque brand in generale, continuo a lavorarci anche ora sui social. Adesso sono tornato in Italia da un paio di anni, non c'è da dire che qua in Italia va un po' uno schifo confronto che all'estero, ovviamente per fattore estetico, tatuaggi, ovviamente in altre parti del mondo sono viste meglio, soprattutto per certi ambienti, comunque che sia moda o fotografia o altro. Certo. Non che qua vada male, per carità, però potrebbe andare sicuramente meglio, certo, quello è sicuro. Certo, certo. E niente, vabbè, lavoro appunto con i social, come ho detto, poi ora ho aperto un piccolo canale YouTube che, vabbè, va da poco, adesso ho preso a far video prima tutti i giorni, adesso 3 volte alla settimana, metto vlog, metto video, un po' di tutti i generi, diciamo. Ho capito. Allora, la domanda che... Adesso poi darò anche la possibilità a tutti di fare una loro domanda, se vorranno fartelo, ovviamente. Certo. La domanda che vorrei farti è, per iniziare appunto questo topic e toccare questo argomento, primo impatto, tanti tatuaggi si vedono e passione per, insomma, il modificare il proprio corpo, possiamo dire così. Tutti la chiamano sempre passione, però sinceramente è successo, diciamo, cioè okay. Fin da piccolo mi sono sempre piaciuti i tatuaggi e li ho fatti, non è una fissa del tipo devo tatuarmi per un motivo, solo che mi piacciono e sinceramente le parti rose del corpo non lo so, non mi piace vedermi le parti restanti rosa, quindi sto cercando di coprire quello che c'è. E come è nata questa cosa? Tu hai detto che è una cosa nata, insomma, non come passione. È successo, ma assolutamente. Vabbè, primo tatuaggio fatto a 14 anni. E salute. Primo tatuaggio fatto a 14 anni. E niente, da lì poi, vabbè, è successo di farne molti di più, sia perché magari nei gruppi o negli amici che conoscevo tanti erano tatuatori, poi comunque iniziando appunto lavorando con i social o nella moda ho avuto altre conoscenze o magari tanti tatuatori si offrivano magari di regalarmi un pezzo per pubblicizzarli, uguale magari nelle tattoo convention e simili. Però sinceramente l'unica cosa che posso dire è che fin da piccolo mi facevo disegnare addosso col pennarello o come penso tutti i bambini mi attaccavo i classici tatuaggi. Ah, tipo la cosa della mela sulla fronte. Sì. Oppure quello che c'era nelle cicche, quello che trovavi nelle chewing gum. Sì, quelli delle trasferelline o sì, quelle robe lì. Sì, no, anche di quelle robe andavo completamente fuori di testa. E poi sei andato sempre di più avanti con i tatuaggi. Tu nel tuo corpo sei praticamente tutto tatuato oppure è solo mezzo busto? Sì, mi mancano le chiappe e qualche pezzo delle gambe, diciamo. Poi vabbè, sono delle il resto palle, della faccia. Quindi, quelle zone lì non credo quelle, sia. No. Okay. Lì no. Quella parte diciamo che la lasciamo com'è. Ok, ho capito. Ma dovresti però. Ok, voi intanto ragazzi se avete qualcosa da dire inseritevi pure, fate domande tranquillamente, nel senso io volevo chiedergli se i tatuaggi in faccia gli avessero fatto male. Allora, male no, allora dipende un sacco dal tatuatore, cioè dipende, è come andare dal dentista, cioè quello che ha la mano pesante e quella meno, ok? Dipende dal genere che fai, se fai dot work, quindi quelli fatti a puntini ovviamente senti meno, se fai cose già piene o colorate o pezzi neri ovviamente li senti di più. Dipende da ogni persona, quello è un sacco. Ho fatto un video anche sul mio canale YouTube in cui spiego o cerco almeno di spiegare i punti più dolorosi
per la massa, o comunque quelli secondo il corpo umano, diciamo. Però ovviamente per ognuno è diverso. Posso dire che tipo il mento, vabbè, adesso c'ho la barba, però vabbè, le strisce nere che ho fatto qui sono quelle che hanno sanguinato di più, tra virgolette, o che hanno dato più fastidio i giorni dopo, appunto perché comunque facendo tutto un pezzo nero, poi già un uomo quando magari si taglia, che si fa la barba, sanguina, quindi aveva fatto i crostoni, diciamo. Certo. Però per dolore, magari sensibilità, tipo anche tutta la testa, nei punti qua sembrava di strappare, sai, tipo un capello, quindi ti veniva magari da starnutire, certo. O... quella sensazione, ti diciamo, dico, ma dolore no. Ti dico, Christian, io ho avuto una sola esperienza di tatuaggi, che è questo qua sul polso, che ho fatto 2 anni fa, credo, e mi ricordo che quando sono andato... Dimmi. Tanti dicono che lì sotto comunque è un punto abbastanza doloroso, almeno per tante persone. Comunque, sì, infatti mi ricordo che il tatuatore era uno tutto super tatuato e gli avevo chiesto, appunto lui continuava a dirmi no, ma tranquillo, una cagata, probabilmente perché voleva nascondere il fatto che io stessi per morire. Perché effettivamente è durato 10 minuti, ho detto se dura altri 5 credo di poter svenire in questo momento. Come detto, lì dipende da persona a persona, assolutamente è diversissimo. Poi magari sì, fai una cagatina di 5 minuti la prima volta, ti punti in quei minuti e dici tutto il tempo così, sarebbe... Però dopo un po', quando inizi, comunque la parte inizia a desensibilizzarsi, tra virgolette, poi dipende. Io ho fatto anche tipo tutta la schiena fine anno scorso a 4 mani, quindi 2 tatuatori assieme che mi facevano pezzo per pezzo. Il tuo tatuaggio più, come dire, che forse desta più, non scalpore, ma insomma, diciamo che è più percettibile, è quello agli occhi. Sì. Come ti è venuta l'idea? E come si svolge il tutto, cioè come è venuto fuori? Allora, l'idea mi è venuta perché comunque già seguivo, avevo visto foto di persone che l'avevano appunto fatto. In America, io l'ho fatto, ma un po', allora, nel mondo ce n'erano veramente poco. Il tatuatore che ha inventato la tecnica è australiano. Io l'ho fatto 8 anni fa già. Okay. Io e un altro ragazzo di Pavia siamo stati i primi 2 in Italia a farlo. E niente, praticamente io ho scoperto una settimana prima che questo tatuatore, che è quello appunto che ha inventato la tecnica, veniva qua in Italia, e quindi l'ho saputo giusto una settimana prima, l'ho contattato, gli ho chiesto un po' di informazioni, abbiamo parlato di qua e di là e ho voluto farlo. Ne ho fatto prima uno, ho fatto prima il sinistro perché volevo vedere come potesse reagire l'occhio. In più 6 mesi prima mi ero fatto il laser per correggere la vista agli occhi, quindi ci sono andato sopra. Ma quindi tu, però... c'è stato un periodo in cui avevi un occhio nero e uno no? Sì. Ma poi non potevi tornare indietro? Cioè una volta che ne fai no, uno... No, togliere non si può. E ho fatto sì 6 mesi con un occhio bianco e uno nero. C'è tanta gente, se cerchi foto, che magari le fanno di 2 colori diversi o magari colorati, cioè alla fine i colori sono gli stessi dei tatuaggi, quindi puoi fare qualsiasi colore tu voglia. E è pericoloso? Sì, soprattutto se ti viene fatto da qualcuno che non è capace a farlo. Infatti negli ultimi anni spesso e volentieri si vedono sui social persone che hanno avuto problemi, hanno perso la vista o hanno avuto infezioni pesanti. Okay. E succede random, cioè in senso anche se uno non è allergico al colore, l'occhio comunque è sensibile, quindi può portare problemi, dipende tanto dall'occhio. E vai Jody, se vedo che stai prendendo. No, giusto per tanto piacere Christian, sono Jody. Una domanda proprio su questo tatuaggio sull'occhio, tecnicamente vanno sia nella parte bianca che nell'iride dell'occhio, no, proprio tatuare? No, te lo fanno semplice, cioè non te lo fanno con la macchinetta. Okay. Usano una siringa, penso, tipo quelle piccolissime da insulina con un ago, okay, piccolissimo, ti fanno 4 o 5 iniezioni nella parte bianca, nella sclera, solo lì. Ah, okay. E il colore, cioè non è che ti fanno come il tatuaggio 2000 buchini, ti iniettano queste 4 o 5 iniezioni, il colore nel giro di una settimana circa si espande. E niente, giuro, vabbè, sai che mi bruciano gli occhi, sì, a pensarci? Ma tanta gente anche magari dal vivo quando mi guarda negli occhi, boh, gli lacrimano gli occhi o comunque gli dà fastidio l'idea. Ma perché dà fastidio solo a sentirtene parlare? Dal vivo, probabilmente proprio prova avvicinarti. C'è una piccola membrana che in cui tu puoi, ecco qua, vedi? Ah. E scusa, però adesso hai anche le lenti a contatto, però. No, l'occhio è mio. Allora, la parte... Adesso si vede distortissimo. La parte... Poi perché mi metto a fuoco in fondo?
Ah. E, no, però ti vediamo, ti vediamo. Cioè, prendi il tuo... Ah, il tuo occhio è marrone chiaro. Sì, il mio occhio, sì. No! Non so perché. C'è l'autofocus. Va bene, aspetta. Vabbè, comunque... No, in senso, ti vediamo bene. Niente, la parte è solo quella bianca, ovviamente. Poi l'occhio rimane il tuo, cioè... Ah, come okay, vedi, okay. Il giro è tutto nero. Poi magari ci sono delle parti sopra rimaste un po' grigine e uno potrebbe ripassarle volendo, però nel senso... Le vuoi andare a ripassare, Christian? O no, puoi anche no, no, nel senso... Ma me l'ha già chiesto il tatuatore che me l'ha fatto, se volevo, però gli ho detto di no. Uno l'avevo già ripassato in realtà perché era rimasto veramente con tante parti bianche. Però l'ho ripassato nel mentre mi faceva appunto il secondo. Ho capito. Okay. Ho capito. Volevo farti anche un'altra domanda, se posso. Vai. Certo. Tu hai mai avuto dei modelli nel mondo della moda o in generale in quello che è il mondo dei tatuaggi che ti hanno un po' ispirato, diciamo? Sinceramente no, non ho mai avuto un punto di riferimento. Anzi, di solito piuttosto vorrei essere io il punto di riferimento, giusto, anche se non giusto. È una cosa che dico, ovviamente. Cioè, se a qualcuno piace i tatuaggi, ovviamente, poi non è una cosa che consiglio, ma per tante cose, che sia il mondo del lavoro, che siano tante altre cose, perché ovviamente qua in Italia, come anche in tanti altri paesi, cioè, puoi avere sicuramente problemi a trovarti un lavoro se cerchi un lavoro normale, diciamo, se poi te lo crei da solo come ho fatto io è un conto, però ovviamente si sa che è così, quindi okay. Tante volte mi scrivono magari ragazzini, vorrei tatuarmeli di qua di là, vorrei farmi, però nel senso dico sempre di pensarci bene, perché non è una cosa da un giorno all'altro, anche perché poi la gente per strada magari cambia. Vai, poi ho 32 anni comunque. Adesso è diverso, magari quando ero più ragazzino, sai, becchi la gente che sta lì a dirti cose, non cose, a una certa età, diciamo, evitano magari di venire a rompere. Ok, grazie. Vez, prego, se vuoi fare una domanda. Allora, io ti volevo chiedere una cosa, ma cioè, siccome tu, ho visto che ne hai un sacco, cioè, sei pieno, cioè, ti è mai capitata quella volta che te ne sei fatto uno che c'è qualcosa andato storto, cioè, nel senso, durante... Ma che errore! Che non... Esatto. Ma tipo infezioni o robe così? Ma o che infezioni o che ti hanno sbagliato uno? No, quello no, fortunatamente non mi è mai successo, ma né infezioni né errori. Poi mi è successo di coprire robe tipo un braccio nero e una cover up, ma l'ho fatta perché da ragazzino mi ero fatto io delle cavolate che volevo comunque coprire. Poi, cioè per tante cose non c'è mai un coprire qualcosa perché hanno sbagliato, c'è un evolversi. Quindi volendo... Io ho un sacco di amici che prima si sono fatti uno stile di tatuaggio e ora stanno magari cambiando iniziando a farsi appunto tipo delle body suite nere con parti bianche e si stanno ricoprendo magari quelli vecchi. Quindi è sempre un evolversi anche in quello, diciamo. Poi dipende fino a dove uno vuole arrivare. Ma tu avrai addosso all'incirca 20.000 euro? Ah, no, ti giuro, non so dirti. Non ho mai contato né le ore che ho fatto, né i soldi spesi. A quello come all'occhio? Detto tanti. Allora, quello all'occhio costava sui 600 euro occhio, che è il più costoso, penso, ma perché comunque, vabbè, in senso, è una cosa anche rischiosa. Cioè, pensavo molto di più io. No, quello no. Però per il resto non ne ho idea, anche perché, come hai detto, tanti mi sono stati o regalati o tanti comunque me li hanno fatti tatuatori che magari di cui sono amico da quando siamo ragazzini e quindi tatuano in studio, sai, magari comunque li conosco, quindi dai, vieni qua, ti faccio un pezzo di qua di là e sicuramente ho risparmiato più di tanta gente, quello sì. Ma la guarigione degli occhi com'è che è funzionata? Cioè, come tatuaggio, niente, non devi metterne creme, né gocce, né niente. Non devi sfregarti per circa un mesetto gli occhi, perché appunto il colore rimane solo nella sclera, la parte bianca. Non, anche toccandoli non dovrebbe finire comunque davanti all'iride, però è sempre meglio ovviamente non topicarci. Cioè, quindi non puoi fare così, tipo? Dal mattino quando ti svegli o alla sera sei stanco, no. Adesso sì, ma per un mesetto no, in senso. Non puoi piangere, non puoi essere triste. Il primo giorno, appena fatti, mi ricordo che ho preso la macchina un'ora dopo che già guidavo, stavo andando a ballare e vento, altro, magari mi lacrimavano gli occhi e mi scendeva la lacrimina nera. Però solo il primo giorno, io poi... Alla Billie Eilish. Sì. Ma posso farti una domanda io? Vai. Ma la tua famiglia è aperta
mentalmente o l'ha presa male, insomma? Allora, la mia famiglia è mia madre, nel senso, è tutta lì, vabbè, poi ho anche qualche zia e nonna, però in senso, mia madre ha iniziato a tatuarsi qualche anno fa e ne ha parecchi, però in senso, beh, diciamo, si sono abituati, tra virgolette, li ho sempre fatti fin da ragazzino, poi comunque, vabbè, crescendo ero adulto, quindi potevo fare, tra virgolette, quello che volevo. E ovviamente, sì, per gli occhi si è preoccupata, ma penso come si preoccuperebbe qualcuno, come comunque anch'io, cioè anch'io alla fine mi sono un minimo preoccupato, ci pensavo, sai, comunque è una cosa sempre rischiosa, però per il resto non da robe da sì, famiglia, da figlie, diseredo, robe del genere. Sì, no, sì. Vabbè, dai, quello è un no, po'... No, bene, bene, infatti. 2021. No, ma però purtroppo... però purtroppo... No, vabbè, ma mia madre ce ne sono. Mia madre è giovanile, cioè comunque fino a un po' di anni fa gestiva dei locali, delle discoteche, quindi in senso ha sempre lavorato in mezzo a ragazzi, e è giovane ancora adesso, in senso. Tu sei della corrente di pensiero che tutti i tatuaggi devono avere un significato, o sei semplicemente una tela con sopra delle opere anche senza un significato? La maggior parte di quelli che ho sono per pura estetica. Nel senso, mi piacevano, me li hanno direttamente magari disegnati addosso seguendo le righe del corpo e non con il classico stampino già fatto prima. Quelli che hanno significato sono scritte, e quindi vabbè, leggendole più o meno si capiscono, o me li sono fatti da solo. Io non so tatuare, premetto che bisogna andare sempre nei posti apposta, però vabbè, negli anni comunque ho imparato almeno a farlo. Non so tatuare, ovvero non so disegnare, però so come si fa. E sto dedicando un piede, diciamo, a me stesso, e quindi mi faccio io diverse cose su questo piede, appunto perché fatte da me, secondo me, hanno più valore che se me li facesse un altro. Ma io ho pagato 200 euro con questo tatuaggio, mi hanno incontrato. Allora, è piccolino, poi allora dipende dal tatuatore che vai, cioè ognuno fa il proprio prezzo, non so da chi tu sia andato, però hanno una base di partenza, cioè quindi magari partono da 50 euro per la cosa più piccola, poi passano a 100, quindi magari con 200 potevi fare qualcosa di più grosso volendo. Anche, cioè, io non calcolata. Me ne intendo perché anch'io ho solo un tatuaggio, però cavolo, sicuro, 100 euro per allora, quello mi sembrano tanti. Sicuramente qualcuno magari ci proverà con chi non ne ha addosso e magari va lì da inesperto, come, non lo so, farebbero molti altri, o il tassista che ti chiede più soldi, o il negozio che magari, sai, non espone i prezzi, quindi ti fa il prezzo suo. Quindi per quello magari sì. Però, in senso, ho visto gente anche spendere di più per cose più piccole, quindi... Christian, ma tu, io, nel senso, mi è capitato molto spesso di vedere anche su TikTok, insomma, un po' ovunque, gente che si modifica il corpo, le orecchie a punta, cose molto molto estreme, cioè proprio la roba qua sul naso, proprio completamente buca. Cioè, tu... C'è qualcosa che di queste cose ti piace? Qualcosa che ancora vorresti fare? Allora, una cosa che sono anni che voglio fare, poi del resto non mi interessa, è lo split tongue, che è la lingua metà. È l'ultima cosa che vorrei più che altro, ma è proprio una cosa mia, cioè è non sentirsi completo. Tanto, a parte che quando parlo non mi si vede neanche la lingua, è proprio una roba mia. È una cosa che mi è sempre piaciuta. Non l'ho mai fatta, anche perché quando mi è capitata occasione, lavoravo magari in un negozio, quindi non potevo stare fermo magari una settimana o simili. E quindi non mi è capitato finora, però è l'ultima cosa che vorrei fare, diciamo. Poi impianti sotto pelle, corna o orecchie a punta, o adesso vabbè, stanno andando ancora più estreme tante persone, però altre robe non mi interessa farle, cioè comunque ci tengo a mantenere un certo stile, diciamo. Ok. Comunque il mio stile per quello che mi piace. Siccome un po' di mesi fa parlavo con un tatuatore e mi raccontava di queste tecniche di tatuaggi, di cui sono andato a vedere anche qualche video, forse Vice aveva pubblicato un video riguardo, quelle dove ci sono i tatuatori che apposta ti fanno male mentre ti fanno il tatuaggio, tipo ti urlano insulti, robe del genere. È una tecnica precisa? Tu conosci questa tecnica? Non mi ricordo come si chiama. È il Brutal Black Work Project. Brutal, esatto. Allora, del fatto che ti insultano, questo non so, magari hai visto video stupidi fatti apposta. L'altro ragazzo che si è tatuato con me gli occhi in Italia, appunto, lui è quello che ha inventato questa tecnica, diciamo. Ah. Allora, è una tecnica... Un po' estrema. Fatta, sì,
è fatta per sentire il dolore. È una cosa che a me non interessa in primis di fare, anche perché vabbè, io mi tatuo, dico sempre, cioè io non uso creme anestetiche o robe del genere, perché comunque se mi faccio un tatuaggio voglio guadagnarmelo, diciamo. Però ovviamente non è che cerco il dolore, cioè in senso, comunque non è stato piacevole fare tante parti come il petto o comunque tutta la schiena. Avrei preferito ovviamente fare così. Però è una tecnica che comunque sì, come chi magari si fa suspension e si fa appendere con gli uncini o robe del genere, è una tecnica che comunque è una tecnica sempre tribale, veniva esatto, magari fatta ai tempi quando appunto c'erano le tribù per diventare più grandi o per acquisire... È una sorta acquisire... di rito praticamente, sì, è una sorta sono di dei rito che ti portano per a... chi apprezza questo genere di cose, sì sì, è una cosa okay, di più, però sì esiste. Okay. Ti faccio una domanda un po' provocatoria. Io immagino che tante persone magari quando cammini ti guardino. Sì, io sai che non ci faccio veramente caso, ma perché fin da ragazzino che comunque ho tatuaggi o magari da ragazzino mi vestivo poi in modi più particolari e non ci faccio spesso caso, in senso di solito ci fa più caso le persone che sono con me. Ma secondo te, la domanda provocatoria sarebbe, il cambiare così tanto il proprio corpo, insomma, può essere un po' un sinonimo di voler essere al centro dell'attenzione? Ma per quello, allora, per qualcuno potrebbe anche essere, in senso, per quello allora posso dire, lavoro con i social, mi piace farmi vedere sui social, però non ho usato il fatto tatuaggi, in senso, quello ho iniziato da ragazzino, perché mi piaceva, è un po' un'espressione, cioè ripeto, so che è una cosa stupida, però magari vai in un negozio, ti piace veramente un sacco, un paio di scarpe e te le compri, ok? Che queste non le togli come le scarpe, però è proprio una cosa così, cioè in senso, come dicevo prima, le parti bianche del corpo non mi piacciono e sto cercando di completarle. Secondo me è un non vedersi completi e quindi cercare di fare qualcosa per sistemarsi, diciamo. No, io ti volevo chiedere, ti è mai successa una situazione particolare a causa del tuo aspetto? Vero. Sì, qua in Italia, ovvero tipo a Londra, lavoravo come promoter per i migliori locali in centro a Londra e erano veramente i migliori, cioè locali di elite dove ho conosciuto gente famosa come Lady Gaga, Will.i.am, Nelly e gente di questo calibro, e lavoravo lì come promoter, ma perché attirava la cosa. Qua in Italia invece mi è successo sia prima di andare a vivere a Londra che anche in questi 2 anni mi è successo una volta che non mi abbiano fatto entrare nella classica discoteca, che poi le scuse erano dal sì, ovviamente per i tatuaggi quello sicuramente era il motivo, anche se ero andato in giacca e cravatta e gli altri magari invece erano vestiti, cioè, magliettina e pantaloncini. E a volte invece mi è stato proprio detto, magari da butta fuori che conoscevo, guarda, hanno paura che il fatto che tu venga, magari erano serate, proprio discoteche piene di ragazzini di un certo tipo, avevano paura che io potessi instigare alla violenza, tra virgolette, no? Sai, il vedermi lì, che fossero istigati a sentirsi in dovere di venirmi a rompere le palle, così. È chiaro, tutti ci facciamo dei pregiudizi, però nel senso, no, magari si può fare un pregiudizio su di lui perché dice, ha gli occhi tatuati, magari è un cretino, no? Però nel momento in cui tu conosci magari una persona, tipo Christian, che è sicuramente un ragazzo intelligente, poi se vedi altre persone con gli occhi tatuati, magari non parti più dal presupposto di dire questo è un cretino, ma dici perché dovrebbe esserlo, quindi non usi più quella scusa per poterlo definire, per poter definire quel pregiudizio. Beh, alla fine, in generale, comunque ogni persona, cioè, ovviamente non è facile per nessuno, bisognerebbe guardare, non guardare l'aspetto estetico, perché comunque, cioè, ci sono persone e persone, come ci sono un sacco di persone che fanno del male e non hanno neanche un tatuaggio, ci sono anche tante persone che magari fanno del male e sono tatuate, cioè, certo, quindi quello c'entra poco. Poi, vabbè, per magari certe culture o subculture, o magari se si va già più indietro in qualche anno fa, può essere più appartenente magari a certe cose, però andando avanti, in senso, si spera che comunque si amalgami un po' tutto, diciamo. Certo. Cristian, tu mi hai detto che lavori nel campo della moda, no? Sì. Per lavorare nel campo della moda comunque ci sono dei canoni estetici. No, vuoi rifilargli le tue felpe, Rubino? No. No, non era quella. È una cosa un po' più seria, un po' più... quando tu hai mai pensato a quando finirà tutto questo? Volevo sapere se è un piano B oltre la moda.
Allora, già sono cambiati i piani, in senso, vabbè, ci sono entrato dentro per caso. Io a Londra ho diverse agenzie di moda, adesso qua in Italia ne ho una. Lavoro più per me stesso, diciamo. Mi trovo più da solo il lavoro, soprattutto adesso qua in Italia. Le cose sono già un po' cambiate e ho un altro lavoro, diciamo. No, vabbè, no. Ho un account OnlyFans per chissà cos'è. Ah, quindi, cioè, ah, ma quindi tu, ma OnlyFans di nudo? Sì. E, Jody, cioè, nel senso, ci sono... Ci sono finito così per caso, è una cosa che non avrei mai pensato di fare, sinceramente. Però boh, ho iniziato, visto che comunque ho iniziato prima delle quarantene varie. In quest'anno posso dirvi che almeno il 90% di persone che ho sui social e ragazze hanno iniziato quasi tutte a lavorarci. È diventato un po' un salvagente per molte persone per il Covid, e veramente, perché comunque era un lavoro che uno può fare da casa. Io ho iniziato un po' prima e sinceramente boh, perché volevo vedere come poteva andare, perché so che comunque quest'altro lavoro non è che andrà sempre. Ho già visto il cambiamento da quando vivevo comunque a Londra, io ho sfilato anche in Giappone, però adesso che sono qua in Italia si è fermato molto di più questo mondo, e quindi faccio anche quello. Va bene. Se non avete altre domande, ragazzi, per me va bene così. È stata una chiacchierata molto molto interessante, Christian. Mi spammo un secondo? No, giusto, vabbè, ho aperto un Instagram nuovo, e perché vabbè, avevo quello da 40k con cui lavoravo, però ho voluto riniziare da capo perché era del 2012 ed era pieno di account fantasmi e comunque non rendeva più, quindi niente, se volete seguirmi mettiamo ombra_Christian e su Instagram, e poi vabbè canale YouTube Ombra Christian anche lì, e vabbè trovate poi gli altri link in generale. Va bene, grazie mille Christian, è stato un piacere averti qua, spero grazie che ti sia sentito a tuo agio, e niente, grazie, buon lavoro Christian. Grazie mille, ciao 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 ciao. Dai, Erwin, modello bella la tua felpa, tra l'altro Rubino, una delle mie preferite, devo dire. C'è quella limited, l'unica, cioè, comunque da video non rende, cioè non dalle foto sembra un'altra persona rispetto a quello che ho visto stasera. Sì, tra l'altro fa anche il fotografo, non so se non mi... cioè, sei già abbonato adesso? Vale. No, su l'ha detto. Ah, okay. Comunque molto interessante come chiacchierata, devo dire, veramente veramente interessante.